Buonasera, stasera ho voglia di chiacchierare e vi registro un po' di review. E deve essere il periodo delle review di cose che avevo accantonato e che poi ho ricominciato ad utilizzare. Questa provai ad utilizzarla diversi anni fa, tipo 3 o 4. Poi l'ho abbandonata perché davvero mi ero stancata. Era un periodo in quel periodo in cui l'ho acquistata, era un periodo in cui tentavo di combattere le smagliature. E ho provato diverse creme, poi ci ho rinunciato e questa è rimasta lì a metà. Ultimamente mi sono riproposta di finire dei prodotti vecchi che ancora non sembravano scaduti, sembravano in buono stato e quindi ho provato a riutilizzarla. Questa è Bioniche Defense Body, elasticizzante smagliature. La vedete che è quasi finita, cioè sembra che ce n'è tanta fino a qui, sembra, però è rimasta sulle pareti. Dovrò aprirla, vedete, viene giù difficilmente. Sono 150 ml in totale, comunque sia fino a qui l'ho utilizzata. E PA ho 24 mesi, invece ancora si sta mantenendo molto bene. Made in Italy perché Bionica è di Garbate Milanese. La cosa importante di Bionica è che è senza nickel, infatti, no, nickel tested. Non so se significhi che è senza nickel. Comunque sia, è indicata di solito anche per i celiaci e per gli allergici al nickel. Di solito, e mi sembra di aver letto così in farmacia. Comunque sia, io non so nessuna di queste due cose. Senza conservanti, senza profumo e senza glutine, visto che era anche per i celiaci. Smagliature, crema elasticizzante, pelli sensibili e intolleranti. Previene la comparsa delle smagliature e aiuta ad attenuare le strie già presenti. Formulata con speciali biopeptidi precursori dell'elastina e del collagene che contribuiscono a ristrutturare il derma e a favorire il rassodamento e la compattezza del tessuto, aumentando così la resistenza della pelle agli stiramenti. Modo d'uso: applicare 2 volte al giorno fino al completo assorbimento. In gravidanza, utilizzare fin dalle prime settimane e proseguire per 30-40 giorni dopo il parto. Durante diete dimagranti, utilizzare per tutto il periodo e per alcune settimane seguenti. Utile anche in caso di attività sportiva, quando la pelle viene sollecitata ad iperdistensione, scusate. Usare in modo appropriato solo per uso esterno, nickel in traccia inferiore a 0,00000001%, 100% formulato senza conservanti e profumo. E dopodiché tutto questo testo è in inglese. Scadenza, vedi fondotappo, ma non c'è scritto. Cosa vi dico? Che le smagliature non me le ha tolte. Io non ho la cellulite solitamente, cioè non c'ho neanche più il culo tanto sodo, a dire la verità. Se devo dire questa cosa su YouTube al mondo, comunque sì, non ce l'ho neanche più tanto sodo. Perché faccio poco sport e sto sempre seduta, ovviamente si rilassa la muscolatura. Comunque sia, ho tantissime smagliature, ma proprio che mi partono. È genetica perché mia madre non ne ha nessuno, mia nonna non ne aveva nessuno a 90 anni, nonostante fosse grassissima. Mio padre è sempre stato pieno da quando era giovane, quindi evidentemente è una cosa genetica della pelle. Si possono combattere, certo, con degli oli o cose elasticizzanti. Questa non ci ho visto risultati. È anche vero che non sono stata in grado di utilizzarla tutte le sere o mattino e sera. L'ho utilizzata in maniera discontinua. Vi spiego perché ho continuato ad utilizzarla e faccio lo stesso questa recensione, anche se non sono in grado di dirvi se attenuano le smagliature o no. Perché secondo me era sodo al culo. Semplice. Cioè, io il giorno dopo me lo vedo più compatto, più. Non so se è colpa del massaggio. Non è che io ci stia le ore, me la spalmo, si asciuga molto molto in fretta, questa cosa molto bella, e non ha profumi particolari, sa di crema, non appiccica, quindi io faccio la doccia, poi metto la crema sia nelle chiappette, nelle gambe, nelle braccia, così io poi vado a letto, e nelle gambe di solito rimango un po' appiccicosa sulle lenzuola, invece questa qui non mi fa mai acchiappettare le lenzuola al culo. O il pigiama al culo. Scusate la volgarità di questa review, ma tanto cioè è fatta per le smagliature, dove le metto? Sulle tette? Io le tette non ce le ho, non c'ho neanche le smagliature sulle tette. Oh, sto pigiando in continuazione, va bene, scusatemi. Vogliate scusarmi. Vogliate scusarmi. Mamma mia, l'italiano io oggi siamo inconcludenti. Bene. Era tutto quello che avevo da dirvi su questa crema. Un bacione.